Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti stasera a questa serata che chiude un ciclo di eventi che abbiamo organizzato qui a Polonia sul clima e sull'ambiente, visto che proprio in questi giorni insomma, se ne sta parlando molto sia a livello locale sia a livello internazionale. E visto anche ciò che è successo quest'estate, ma anche l'autunno scorso a livello climatico nel Bresciano, volevamo portare appunto la testimonianza di un'associazione che proprio nel Bresciano lavora sul tema dei cambiamenti climatici, quindi come poi hanno effetti sulla nostra vita di tutti i giorni, sul nostro paese. Volevamo fare anche un passaggio in più però, ovvero cercare di proporre qualche ricetta per cercare di andare a contrastare questi cambiamenti climatici, quindi cercare di fare qualcosa, ognuno di noi nel nostro piccolo e poi noi come amministrazione comunale, quindi supportando eventualmente queste scelte, per cercare di porre un rimedio o quantomeno frenare quello che sta succedendo. È una serata molto importante, nel senso che vogliamo appunto proporre dei dati scientifici senza fare allarmismi, giusto? Senza andare a gridare al sensazionalismo, ma portare poi veri esempi pratici di quello che sta succedendo e delle rilevazioni qua sul nostro territorio. Quindi ringrazio innanzitutto l'associazione Meteo Passione, che è qui con noi, di cui anche il nostro concittadino Fabio Barzano, che tutti conoscete, insomma, ne fa parte. Parlerà quindi Riccardo Paroni e Simone Zanardini, con il quale mi scuso pubblicamente perché abbiamo sbagliato a mettere il manifesto. La seconda parte della serata appunto è incentrata invece su quello che possiamo fare per cambiare appunto questo nostro stile di vita che diciamo che sta rovinando il pianeta. Doveva essere presente Lisa Cuoco, che purtroppo però per motivi personali inderogabili diciamo non è potuta esserci. Parlerà comunque Veronica Bozzoni, che ci farà comunque una campionatura, un esempio sullo zero waste, quindi come iniziare a vivere la nostra vita proprio all'interno delle nostre case in modo sostenibile, portando anche un esempio pratico che riguarda appunto i più giovani, perché è proprio dai più giovani che dobbiamo partire se vogliamo dare un cambiamento, uno scossone in meglio. E quindi si parlerà appunto di situazioni riutilizzabili, soprattutto concentrate sui pannolini, che sembra un argomento di secondo piano, ma vi assicuro, gestendo poi anche il discorso della raccolta differenziata, che ha un peso enorme sulla produzione di rifiuti quotidiani di un comune e quindi poi anche a livello nazionale su tutto il territorio nazionale. Quindi lascio la parola a Riccardo e vi auguro buona serata. Grazie Stefano. Buonasera a tutti, io sono Riccardo e grazie innanzitutto Stefano all'amministrazione comunale per questa bella occasione per noi, per l'associazione Meteo Passione, per affrontare questi temi che abbiamo così a cuore. E io questa sera con due parole sulla nostra associazione. Circa 10 anni fa ci occupiamo di studiare i climi, i microclimi della nostra provincia e questa sera io e Simone ci concentreremo proprio sulla nostra provincia, sulla nostra realtà locale, perché si parla sempre di cambiamento climatico e vediamo sotto i nostri occhi gli effetti anno dopo anno. Ma vedere i numeri e poi le immagini che mostrerà anche Simone, entrare proprio nel concreto e cercare di capire che cosa sta succedendo, senza allarmismi, senza sensazionalismi, ma proprio consultando i dati, cercando di vedere cosa accade anno dopo anno, secondo me è il modo migliore per affrontare questo tema. Prima di iniziare, la prima slide che abbiamo, non va come ok, ci insomma. Spiega in poche parole, spiega che cos'è la passione per la meteorologia, una frase di uno scrittore statunitense che mi piace citare sempre in questi incontri perché riassume in poche parole cosa vuol dire essere appassionati di meteorologia. Noi non siamo, dico subito, meteorologi, non siamo climatologi, nella nostra associazione ci sono varie figure professionali che non c'entrano nulla con la meteorologia e la climatologia, la nostra è una passione che è nata di solito nasce nell'infanzia, nell'adolescenza, proprio dall'ammirazione verso i fenomeni atmosferici che osserviamo giorno dopo giorno. Infatti qui si dice che gli appassionati di meteorologia gioiscono delle forme, dei colori che glorificano il tempo, si deliziano degli estremi, non nel senso che vogliamo un uragano fuori casa domani, questo assolutamente no, però la nostra passione prevede in molti casi anche lo studio di questi fenomeni. C'è un nostro socio di Meteo Passione che è Giovanni Simone, è già andato 2 volte negli Stati Uniti a caccia di tornado. Per darvi l'idea, poi c'è chi preferisce la neve, le condizioni di ognuno ha un po'
il suo settore preferito, i suoi fenomeni atmosferici preferiti, però tutti siamo accomunati da questa passione particolare per la meteorologia. Io questa sera inizierò con un argomento che apparentemente non c'entra nulla, non ho sbagliato slide, fra poco capirete dove voglio arrivare. Sapete tutti che un mese e mezzo fa circa sono stati vinti più di 200 milioni di euro a Lodi, tra l'altro sembra non avermi ancora risposto, perché un po' di giorni fa la vincita, a parte questo che purtroppo non è il nostro problema. Immaginate cosa sarebbe successo se il giorno dopo, due giorni dopo, un ipotetico giornalista avesse scritto su un quotidiano d'Italia, un quotidiano nazionale, questo articolo, queste parole ovviamente non sono mai state scritte, però c'è talmente crisi che qualcuno ha vinto 209 milioni, supera una roccia molto alle valle sulla crisi economica, una scarpa vecchia, così scarpa che ieri ad oggi sono stati vinti 209 milioni di euro. Cioè se qualcuno avesse scritto una cosa del genere, io penso che non sarebbe stata pubblicata neanche sull'ultimo dei quotidiani, lui sarebbe stato accompagnato alla porta. Se mai qualcuno avesse detto queste parole si sarebbe messo a ridere, perché capite che è una tesi che non ha, cioè non merita nemmeno di essere commentata. Prendere la vittoria sulla vista, super galoppo, e smentire una crisi economica globale che dura da anni non ha senso. E questo articolo non ha senso, non è mai stato scritto e non è mai stato pubblicato. Però è stato scritto e è stato pubblicato un altro articolo, adesso capirete dove voglio andare a parlare. Questo è un articolo che è stato pubblicato un anno fa, più di un anno fa. Dovete sapere che a fine agosto nel 2018 ci fu un'irruzione fredda piuttosto corposa, portò la neve anche a quote relativamente basse in zone del nord Italia, ad esempio anche a Cortina. E vedere la neve a Cortina a fine agosto è un evento abbastanza inconsueto, nulla di mai visto prima d'ora, in realtà è già successo, un evento inconsueto, ma non è un record. Il problema è che qualcuno ha scritto: c'è talmente caldo che nevica a Cortina, il meteo smonta le balle sul surriscaldamento globale. Il riscaldamento globale è una scarpa vecchia, vedete, sono parole dell'articolo ipotetico di prima, così scarpa che nevica a fine agosto, successo la notte di sabato e così via. Quindi cosa ha fatto il giornalista? Ha preso un singolo evento che si è verificato, in questo caso nel nord Italia, sulle Prealpi, un'irruzione fredda sicuramente inusuale, ha portato la neve a bassa quota, ha preso questo evento e l'ha utilizzato per cercare di sminuire, addirittura di negare una tendenza climatica globale e che dura ormai da molti anni. È lo stesso errore che avrebbe commesso quell'ipotetico giornalista, cioè prendere un singolo evento come aver vinto il Superenalotto per smentire una crisi economica, non ha nessun senso. Come non ha nessun senso prendere un evento locale che si è verificato in un determinato momento, in una determinata area geografica, per smentire una tendenza climatica. Sono proprio due piani completamente diversi, però questo è stato pubblicato, non ne vengono pubblicati altri simili tuttora, e purtroppo c'è gente, almeno in questa sala sicuramente, però crede a queste notizie, non hanno nessun fondamento, perché si basano su un errore, direi, molto grave. È la cosa che io stasera voglio spiegare. Non cercherò di non annoiarvi, di non dilungarmi troppo, ma io sarò contento se stasera tutti andrete a casa convinti di questa distinzione, quella tra tempo e clima. Ci sono davvero due piani molto diversi. Hanno dei punti comuni, adesso vedremo quali, però non possono essere confusi, perché la confusione di questi due piani poi porta a notizie come questa. Una nevicata inconsueta fuori stagione diventa, qualche giornalista vuole farla diventare, una prova della non esistenza del riscaldamento globale, che è una assurdità. E adesso cercherò di spiegarvi in poche parole questa differenza. Io mi scuso se dirò delle banalità, perché per molti di voi saranno, me ne rendo conto, però quando leggo questi articoli io rimango senza parole a pensare che vengono davvero pubblicati. Ad esempio, abbiamo vissuto l'ottavo mese di maggio più freddo degli ultimi 70 anni, quest'anno in Brescia provincia, ed ecco cosa hanno scritto sui giornali: è maggio ma si gela, Greta sarà più vicere, il riscaldamento del pianeta maturo ma fa freddo. È sempre lo stesso discorso, si va a prendere un fenomeno limitato a una certa area geografica, a una determinata fase temporale, un periodo, una stagione, un mese, un giorno, e lo si utilizza per cercare di smentire una tendenza globale. Questo è un grosso problema, come detto, che nasce dalla confusione fra tempo e clima. Poi io stasera non dirò se sia una fede, un disegno voluto per smontare il riscaldamento globale, non è il mio compito, non è la mia intenzione. Io voglio solo che capiate bene questa differenza, in modo che quando incontrerete qualcuno che vi dirà no, ma l'altro giorno c'era freddo e non è il riscaldamento globale, saprete cosa rispondere, perché il tempo è un concetto molto semplice. Tempo inteso come tempo meteorologico,
tipo è l'insieme delle condizioni atmosferiche che noi vediamo fuori dalla finestra giorno dopo giorno. Quindi la temperatura che in questo momento c'è a Colonia, lo stato del cielo, i millimetri di pioggia, che in questo caso non stanno cadendo, la direzione del vento, la velocità del vento, tutti quei parametri che vengono osservati in una determinata località e che sono definiti tempo. Il tempo quindi è un concetto piuttosto limitato come durata del tempo, durata del gioco di parole, però è proprio i fenomeni atmosferici che si verificano in un momento storico, come la nevicata cortina dell'agosto 2018, come le eruzioni fredde di mezzo maggio, di pochi mesi fa, come le ondate di caldo della scorsa estate, come quello che sta succedendo in questo momento, la temperatura, l'umidità e tutto il resto. Il clima ovviamente ha a che fare con il tempo, perché è la successione delle condizioni atmosferiche del tempo per almeno 30 anni, bisogna avere almeno 30 anni di dati per poter parlare di clima in una determinata località. Perché se noi ci limitiamo a pochi giorni, settimane, mesi, siamo ancora nell'ambito del tempo, non del clima. Scusate, non prendo un piede, però ho caldo a proposito di. Quindi il clima è la successione del tempo per 30 anni. Qui l'immagine, so che non riuscirete a leggere i numeri, non è importante, è semplicemente la temperature medie dei vari periodi dell'anno, a Reghi, che è la nostra stazione di riferimento perché è attiva ormai da circa 70 anni, e sono le temperature medie rilevate nel periodo 1971-2000, quindi proprio 30 anni di dati. Questi 30 anni di dati ci permettono di avere un quadro del clima di Reghi, quali sono le temperature medie in ogni mese, in ogni decade, le minime, le massime, ci dà un quadro complessivo della situazione. E analizzare le temperature giorno dopo giorno, come tra l'altro fa Oscar che è in sala, che è un socio di Meteo Passione, a proposito dei vari ambiti nei quali ci muoviamo, c'è chi tutti i giorni attiva quotidianamente con pazienza i dati di ieri, li confronta con le medie storiche per vedere se siamo sopra la media, sotto la media, in linea con la media. È un lavoro molto prezioso che viene fatto giorno dopo giorno e ci permette di confrontare il tempo, quello che viene ogni giorno, con il clima, ovvero questa mole di dati che rappresenta un po' la nostra storia. Se poi sono anche più di 30 anni, tanto meglio. Noi qui abbiamo una serie storica di circa 70 anni, quindi riusciamo bene a capire quali eventi possono essere considerati anomali, quali eccezionali, quali record, quali senza precedenti. Quindi bisogna stare attenti ai termini, sono importanti. A volte sui giornali leggiamo record, temperatura mai vista prima d'ora, quindi è così. Quindi avere una serie storica di riferimento è fondamentale, così come avere anche i record di temperature più alte, più basse, mai raggiunte. Questo per dirvi che il tempo è una cosa, il clima è un'altra. Quando si parla di riscaldamento globale, si parla di un fenomeno climatico che non può essere smentito sulla base di un singolo evento, come fa un senso, e vale sia per il freddo che per il caldo. Attenzione, perché qualcuno potrebbe dire: va bene, arriva la nevicata fuori stagione e voi dite che non smentisce in alcun modo il riscaldamento globale. Allora perché è un'ondata di caldo, di tempo, il riscaldamento globale? Capito? Sbagliato prendere una singola ondata di caldo, un singolo record e dire che quella è la prova del riscaldamento globale. Ecco, quindi il problema è sempre anche la frequenza con cui si verificano certi eventi. Poi vedremo con Simone quello che è successo, però se c'è un singolo record e qualcuno lo utilizza come prova di un qualsiasi fenomeno climatico, che sia un record di caldo, che sia un record di freddo, cambia poco, è sbagliato il ragionamento. Però se anziché un record di caldo sono avvenuti 2, 3, 4, 5, 10, 20 nel giro di pochi anni, tutte le estate più calde degli ultimi secoli sono negli ultimi anni, allora anche il singolo evento diventa un po' un campanello d'allarme, come vedremo fra poco. Quindi, chiarita la distinzione tra tempo e clima, sono due concetti molto diversi, bisogna anche sempre distinguere locale e globale, perché anche questo è un aspetto da non sottovalutare. E l'errore che abbiamo visto nell'articolo iniziale è anche questo, non solo aver confuso tempo e clima, che già basterebbe per prendere quell'articolo, stracciarlo e buttarlo via, ma confondono anche locale e globale, perché nell'immagine di sinistra, che non si vede molto, però sono delle macchine sommerse dalla neve, una nevicata che si è verificata nel mese di maggio quest'anno, Emilia Romagna, quote basse, intorno ai 600, 700, 800 metri, a poco meno di 1000 metri c'era quasi un metro di neve, un evento sicuramente notevole, anzi in questo caso anche eccezionale. Quindi figuratevi, subito i giornali hanno scritto: è maggio, si gela, nevica, dove è finito il riscaldamento globale? E lo vedete nell'immagine di destra, è un'immagine proprio riferita a quel giorno, al giorno della nevicata. Non si vede molto bene, ma l'Italia, in questo caso dove c'è il blu, con l'Europa, ha delle macchie blu appunto che indicano temperature al di sotto della media, però se date un'occhiata intorno, insomma, basta un colpo d'occhio per capire che non
faceva poi così freddo in tutto il mondo, anzi la macchiolina blu che vedete in Italia e in Europa a confronto delle macchie arancioni e rosse limitano a temperature sopra media, rimane un po' ridicola, rimane a margine come quelle macchioline blu che vedete in alto a destra. Bisogna distinguere locale e globale, perché non significa il riscaldamento globale, non vuol dire che in ogni angolo del pianeta, in ogni singolo istante le temperature siano sopra la media, non è questo. Ci saranno sempre dei periodi più freddi della media, ci saranno sempre delle nevicate, anche fuori stagione. Qualcuno mi dice, a Brescia non vedremo mai più la neve, per contare, è impossibile. Non è vero, magari non succederà, però magari il prossimo inverno ci sarà una nevicata importante. Io, se dovesse succedere, immagino già cosa direbbero i molti, magari mezzo metro di neve a Brescia. Molti ci guazzerebbero dicendo, mezzo metro di neve a Brescia e voi ci parlate di riscaldamento globale, calma, bisogna distinguere tempo e clima, locale e globale, perché altrimenti si fa una confusione incredibile e si fa purtroppo disinformazione, perché questa non è altro che disinformazione, quindi bisogna sempre distinguere questi piani. Non sono concetti difficili, però capite che sono fondamentali per riconoscere subito quelle notizie che devono farvi utilizzare l'antenna e che no, qui c'è qualcosa che non è. Il ragionamento parte da dei presupposti sbagliati, perché se si confondono gli eventi locali con quello che sta succedendo a livello globale da decenni, se si confonde quello che succede fuori dalla nostra finestra stasera, domani, dopodomani, con quello che accade in tutto il mondo ormai da decenni, stiamo davvero facendo solo confusione. Quindi il mio obiettivo principale è questo, farvi capire questa differenza tra tempo e clima, che non è difficile ma è davvero importantissima. E quindi chiariti questi concetti, l'articolo che vi ho fatto vedere che è stato pubblicato diventa un po' ridicolo come il primo, come entrambi vi dico, però il primo è un modo clamoroso, lo vede chiunque. Il secondo, bisogna conoscere la differenza tra tempo e clima, altrimenti c'è il rischio di considerare vere queste notizie. Io sarei felice se non fare il riscaldamento globale, purtroppo non è così e lo dimostrano i dati. Detto questo, chiarita la differenza, voi direte, quindi perché ci parlate di cosa succede a Brescia? Appena detto che bisogna vedere il riscaldamento su scala globale, non su scala locale, è vero, però nel nostro piccolo, anche nella nostra provincia, giorno dopo giorno, anno dopo anno, stiamo analizzando, vedendo dei dati che sono in sintonia con quello che succede a livello globale, perché le anomalie termiche di cui vi parlavo prima di ieri, prese giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, sono a livello locale, è vero, ma seguono quel filone che purtroppo avviene a livello globale, perché questi sono, anche qui non è importante leggere i numeri, ma il colpo d'occhio. Sono circa 8-9 anni di dati, dal 2011 a quest'anno. Mese dopo mese, ogni colonnina è un mese. Quelle rosse identificano i mesi più caldi della media. Quelle verdi, che intravedete, sono i mesi considerati nella media, che hanno un'oscillazione entro il mezzo grado rispetto alla media del periodo, quindi sono considerati termicamente normali, e la media è un concetto che per definizione non significa che tutti i giorni si debba rilevare per forza la temperatura prevista dalla media storica. Le oscillazioni sono del tutto normali entro certi limiti, però se sono oscillazioni che puntano sempre solo verso l'alto, allora anche questo è un campanello d'allarme che dovrebbe farci riflettere, perché le temperature sono quasi sempre sopra la media. Quando capita, è uno dei motivi che mi fa arrabbiare, quando poi capita l'irruzione fredda, quella volta in cui proprio succede che arriva l'irruzione fredda, e tutti subito dicono non c'è riscaldamento globale, ma guardate quanti mesi sotto la media abbiamo avuto. Abbiamo avuto negli ultimi anni. Negli ultimi 100 mesi, questa è la transizione del grafico che avete visto prima, 80 mesi sono stati più caldi della media. 12 in linea con la media e 8 più freddi. Quindi direi che lo squilibrio è evidente, c'è qualcosa che non va, 80 mesi più caldi della media e 12 nella media. Non è normale, è chiaro. Quindi questo significa qualcosa. Se fosse una tendenza solo a livello locale per determinati fattori, potremmo discuterne, ma purtroppo è quello che si sta verificando anche in tutto il resto del mondo e lo vediamo anno dopo anno. Quindi anche nella nostra realtà l'aumento delle temperature è un dato di fatto, non si può contestare, non si può negare come alcuni fanno. Negare l'aumento delle temperature è assurdo. Poi potremmo discutere per ore, per giorni, sulla percentuale di cambiamento climatico di origine antropica, quello invece legato a cicli naturali. Io non sono un climatologo, ve l'ho detto. Quindi, secondo me, sicuramente il clima è sempre cambiato. Ci sono sempre stati dei cicli nel clima della Terra, però così rapidi, no. Quindi significa che la componente antropica sta giocando un ruolo fondamentale, perché quello che sta avvenendo negli ultimi decenni è qualcosa davvero di clamoroso, di mai visto prima.
non lo dico io, lo dicono i climatologi, poi qualcuno dice sì, ma non sono tutti d'accordo, c'è qualcuno che dice di no. Capito? Però se il 97% della comunità scientifica è concorde, cosa vuol dire? Poi ci sarà sempre il fatto contrario, però la tendenza chiara è determinata, non ha alcun senso. Fare qualcosa per cercare di contrastarla è comunque, sarà comunque sempre una cosa buona e giusta, anche perché indipendentemente dal fatto che ci possa essere una parte di cambiamento legato ai cicli naturali, comunque qualche colpa l'uomo sicuramente ce l'ha, per cui io non dico che sia al 100%, ma se anche non fosse al 100% e gli scienziati, gli climatologi stabilissero che è il 90, cambia qualcosa al 95, all'89, va bene, non sarà al 100, ok, sono disposto a crederlo, però non significa che non si debba stare con le mani in mano e delegare tutto ai cicli della terra e a tutto ciò che non ha a che fare con l'influenza antropica. Tutto il discorso che ho fatto mi ha fatto capire che un singolo evento non può essere preso mai in nessun caso per confermare o smentire una tendenza, come vi ho detto prima. Però se questi fenomeni continuano a ripresentarsi e vanno sempre in un'unica direzione, quasi sempre in un'unica direzione, sono tutti campanelli d'allarme. Questi sono tutti i grandi accaduti in provincia di Brescia non più di 2-3 anni fa, nella zona di Torbole Cadale, se non sbaglio, in altre dimensioni. Questo è un albero caduto a Monpiano, uno dei tanti alberi caduti a Monpiano, vicino a casa mia, durante la tempesta di fine ottobre dell'anno scorso, quando i venti hanno superato 120-130 km/h, e avete visto tutti cosa è successo in alcune zone del nord Italia, con intere foreste abbattute, piani incalcolabili, o davvero un evento drammatico. Anche in questo caso, forse è stato un singolo evento, ci sta, a parte del gioco, tra virgolette, dell'atmosfera, dei meccanismi atmosferici, del tombe d'aria, anche una sono sempre state, anche 100 anni fa, anche 200 anni fa, non sono eventi, anche qui, a volte qualcuno dice è un evento mai visto prima d'ora. No, non è vero, è già successo, ci sono già state tombe d'aria, ci sono già state anche le tanto famose supercelle di cui abbiamo sentito parlare, di cui ci parla poi Simone, non è una novità assoluta. Però se cominciano a ripresentarsi con una certa frequenza, con una certa intensità, allora lì vuol dire che c'è un problema, perché finché rimane un singolo evento che viene poi, tra virgolette, compensato da altri, è un conto. Ma se ogni estate, ogni stagione andiamo incontro a anomalie termiche a senso unico, fenomeni atmosferici intensi come questi, vedete che la preoccupazione è legittima, come diceva Giorgio Stefano, io non voglio terrorizzare nessuno, non voglio fare allarmismo, e noi come associazione abbiamo sempre combattuto il sensazionalismo, però siamo i primi a dire che un problema c'è, lo vediamo tutti, è sotto gli occhi di tutti. I record di caldo degli ultimi 70 anni non sono la prova del riscaldamento globale, perché quello si misura con le medie, lo ripeto un'altra volta, ma sono tanti campanelli d'allarme, perché vi ho detto che la stazione meteorologica di ieri ha circa 70 anni di dati. Se i picchi più alti mai raggiunti, che sia a Brescia, la stazione dell'Istituto Pastori, o quella di Ieri, se quasi tutti i record di caldo sono stati fatti nel 2011, 2009, 2015, 2003, 2008, negli ultimi 15-20 anni, questo vorrà dire qualcosa, perché l'aumento delle temperature medie, anche su scala locale, rende più probabile anche il raggiungimento di picchi, picchi che in passato c'erano ma non così alti. A volte qualcuno è scettico, ma in estate si dice temperatura record, mai è successo prima d'ora. In certi casi è vero, in molti casi purtroppo è vero, negli ultimi anni abbiamo avuto dei picchi senza precedenti, e non solo in estate, in tutte le stagioni. Nel 2008 33,3 gradi, in settembre è il record assoluto. Temperatura più alta mai rilevata nel mese di settembre, dico che l'anno prossimo verrà tutto, però la tendenza preoccupa, perché anche il mese di ottobre l'anno scorso abbiamo sfiorato i 30 gradi, non a caso pochi giorni prima della tempesta di cui vi ho parlato prima e di cui ci parlerà Simone, un record incredibile, sfiorare i 30 gradi in ottobre è una cosa che fino a pochi decenni fa avrebbe fatto ridere qualsiasi appassionato di meteorologia, è successo, e fa ancora più ridere, anzi piangere, 32,8 gradi rilevati il 9 aprile 2011. Avere 33 gradi a Brescia, in città, il 9 aprile, è qualcosa di pazzesco, di incredibile. L'ho detto, non è questa la prova del riscaldamento, la prova è l'aumento delle temperature medie, però questi dati fanno impressione, spaventano anche un po', e ci fanno capire quanto in alto possiamo arrivare. Ma non sono definitivi, non sono immutabili, non sono i record che avremo per i prossimi 100 anni, purtroppo, perché, vista la tendenza, il rischio di avere temperature sempre più alte ci sarà, inevitabilmente. Quindi i primi 40 gradi della storia a Brescia non sono mai arrivati, ve lo dico, nonostante in questo caso le notizie che questa è una parentesi, ma quando fotografano i termometri delle farmacie che fanno vedere 42-43 gradi, a noi calano le braccia tutte le volte, misurare la temperatura non è così semplice, bisogna
rispettare le norme, avere uno schermo solare, un sensore che sia collocato in una determinata maniera, lo dice l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, e i 40 gradi a Brescia non li abbiamo mai visti, neanche nel 2003. Nel 2003 siamo arrivati a 39,2, stazione sempre meteorologica degli istituti Pastore in questo caso. 40 tondi non ci siamo arrivati. Abbiamo rischiato quest'anno a giugno, perché se l'ondata di caldo non fosse stata così umida, il rischio di arrivare ai primi 40 gradi di stagione c'era già nel mese di giugno di quest'anno. Poi tra l'altro fare 40 gradi in giugno sarebbe stato un po' più pazzesco, perché non è il mese più caldo dell'estate, quindi... ma non ci sono limiti, questo come ci sono, ma non sono questi purtroppo, perché rischiamo davvero di nei prossimi anni parlare di nuovi record, purtroppo parlare di nuovi fenomeni estremi provocati da questo caldo anomalo, e quindi le prospettive non sono sicuramente rose. Qualcosa bisogna fare, qualcosa si può fare sia a livello locale che anche soprattutto a livelli più ampi, però chi mi dice che il singolo non può fare nulla sbaglia, perché comunque l'esempio è quello che fa ognuno di noi. È importante perché influenza chi ci sta intorno, e poi influenza anche il mondo della politica e chi è più in alto e prende le decisioni potenti della terra. Guardate cosa è successo con l'olio di palma, che è cominciato questo movimento nel giro di un periodo relativamente breve. Adesso tutte le pubblicità, l'olio di palma, bandito, viene detto a chiare lettere, viene scritto, e anche in questo caso è partito questa sorta di movimento contro l'olio di palma, giusto per carità, e che poi ha portato dei risultati concreti, perché inevitabilmente se le aziende volevano vendere i loro prodotti dovevano mettere ben chiaro scritto che non c'era olio di palma per andare incontro a questa corrente. Quindi se cominciano a muoversi delle correnti, a muoversi le coscienze, a esserci anche manifestazioni, a esserci persone che prendono a cuore questi temi, poi perdere tempo, ore, giorni, dibattiti per dire se Greta è manipolata, se sono i suoi genitori, se sono degli lobby, se c'è qualcuno dietro, secondo il mio modestissimo parere, lo ripeto, non sono un climatologo, ma è tutto tempo perso, perché dovremmo invece concentrarci sul messaggio, su quello che noi vediamo anno dopo anno, su quello che sta succedendo. Secondo me questo è il problema principale, e lo vediamo anche a livello locale. Tutto il resto sono discorsi giusti, va bene, ma avessimo il tempo anche di affrontare quelli, potremmo farlo, ma in questo momento il tempo non è così tanto, dovremmo sfruttarlo per fare quello che possiamo per evitare non tanto questi record, ma proprio l'aumento delle temperature, anche i record, ma proprio l'aumento delle temperature medie che preoccupa. E come avete visto dal grafico di prima, ormai quasi tutti i giorni sentiamo dire temperature superiori alla media, è un ritornello che sentiamo sempre, siamo abituati, è diventata davvero una abitudine, non ci facciamo neanche più caso, non ci rendiamo neanche conto di quanto a volte sia anomalo prima, perché questa è stata, quando io pochi settimane fa, in un intervento ho spiegato che era la terza estate più grande di sempre. Molta gente diceva, ma io non mi sono accorto, sì, ha fatto caldo, ci a giugno c'è stata la ondata di caldo, ma addirittura la terza più calda di sempre. Non mi sembra, molti dicevano così, si sono resi conto del caldo, ma non di quanto fosse anomalo, perché ormai assuefazione, esatto, bravo, termine giusto, assuefazione, ormai siamo andati incontro a una assuefazione ai cambiamenti, per cui non ci accorgiamo più, e essendo abituati ad avere sempre temperature sopra la media, non ci facciamo neanche più caldo. E quando poi i numeri ci dimostrano che invece non è così, che sono eventi senza precedenti, che è stata la terza, è stata più calda di sempre, in alcune zone addirittura la seconda, allora vuol dire che il cambiamento è così rapido che non ci stiamo abituando, è così rapido e incisivo. Ciao, che Stefano. Ci stiamo abituando e rischiamo di perdere di vista la situazione. Quindi consultare i dati, avere fonti attendibili è la cosa più importante, perché altrimenti si parla solo di aria fritta. Io lascerei già la parola a Simone, perché ho concluso la mia parte che era più centrata sull'aspetto termico, sulle temperature, spero di non avervi annoiato. Adesso Simone ci parlerà proprio di fenomeni estremi, quindi cosmici riguardano purtroppo la missione. Ciao Riccardo! Lavoro meno degli altri, perché gli altri non è vero. A raccogliere dati, vanno a installare le stazioni, fanno un sacco di lavoro. Io sono semplicemente un appassionato, mi piace vedere i temporali e i fenomeni estremi, per cui esatto. No, volevo lasciare questa per ricordare il 19 gennaio 2007, che se non mi ricordo male è una data
conosciuta anche dall'associazione, che è la famosa pizzata a Brescia, in cui ci eravamo trovati a mangiare la pizza tutti insieme, e al 19 del 2007 eravamo fuori dalla birra con le camicie, in pieno inverno. Non lo ricordo. E mi ricordo che c'era Gelfi, che era il nostro, che viveva a casa su in Alta Badia, che stava controllando la stazione in remoto, e segnava, se non ricordo male, alle 10:30 di sera, tipo 13 o 14 gradi sopra lo zero. Sì. In pieno periodo sciistico, quindi una roba fuori da ogni linea. Se mi dai la mano, faccio partire. Io farò un discorso molto più centrato su cosa provoca, cosa potrebbe provocare il fatto di avere il clima un po'. Tutto bene, sta andando. E volevo analizzare due situazioni. Carica. Eccola. Okay. Allora, vi farò vedere solo due o tre mappe tipiche meteorologiche, perché purtroppo ci devono stare, solo per spiegare alcune cose, poi tutto il resto saranno più che altro fotografie e dati. Lui ricordava la famosa tempesta del 29 ottobre 2018, la tempesta che ha flagellato tutto l'Italia. Fatto danni anche a Colonia. Fatto danni un po' comunque. Qui si può vedere questa condizione in cui abbiamo questo minimo profondissimo, addirittura molto più basso del normale, centrato su qui a sud della Liguria, fra la Liguria e la Francia, con quest'aria fredda che scende, perché del 29 ottobre l'aria fredda scende dal polo, è normale che ci sia qualche eruzione. Scende perché l'anticiclone delle Azzorre è pieno di aria, se n'è andato. Quindi scende questa aria, nel frattempo risale, c'è tutta questa massa di aria calda, che poi vedremo delle altre cose tipicamente estive. Questa è l'analisi alle ore 19, alle ore 5, alle 7 di sera, quando il fronte freddo aveva appena valicato la Pianura Padana. Qui si vede, qui si possono vedere, adesso non si vede molto bene, comunque questa riga viola, queste sono mappe che indicano il valore di potenziale, di umidità nell'atmosfera. Qui dove c'è il verde è l'aria fredda che sta entrando, qua è l'aria calda che viene scalzata, e qui c'è tutto, qui si vede, bisognerebbe vedere l'immagine fatta bene, comunque proiettata non si vede molto bene, c'è tutta una serie di righe come se ci fosse 20 o 30 righe che sono le isobare sono tutte linee che segnalano i punti di pressione, di uguale pressione, che si racchiudono tutti in un punto, che è il punto di scatenante del fronte che poi è passato. In concomitanza si scatena anche il vento isobarico, oltre a quella del gradiente delle isobare, e si scatena questa tempesta perfetta con venti che poi vedremo raggiungono dei valori fuori di testa. Io ho dato 23 arrivi, casa mia comunque a Palazzolo avevo superato i 29. Sì. Anche dati qua. Circa 70 mm, 80 mm di pioggia che sono caduti in un'ora, un'ora e mezza praticamente. Quindi tantissima acqua in poco tempo. L'acqua alta Venezia, record, ha detto il mezzo di acqua alta. Le raffiche registrate sul Monte Cesena 192 km orari, sul Passo Rolle addirittura è stata misurata una raffica di 217 km orari, quindi una tempesta, diciamo, a livello mondiale rilevante. Cominciamo a analizzare quello che c'era prima della tempesta, perché il 25 ottobre siamo andati a ricavarsi questa mappa delle anomalie dei mari. E se io faccio lo zoom sul Mediterraneo, purtroppo sono riuscito a ricavare solo quella mappa qua, non sono riuscito a ricavare quella del sole del Mediterraneo,
andiamo a vedere, vediamo questi colori che indicano che prima che arrivasse questa tempesta le temperature erano fra i 2 e 2 gradi e mezzo più alte della norma dei mari. Quindi vuol dire che il mare era molto caldo, c'era 28 gradi, quindi si può dire che ottobre pre-tempesta era un periodo praticamente quasi estivo e poi arrivare fredda dal nord Europa come potrebbe capitare. Questa qua è una mappa interessante perché è centrata in Piemonte, dove c'erano tutti quei puntini e le linee del centro del vento. Succede questa cosa, la pressione cala fino ad arrivare a valori assolutamente bassi, sotto di 950 hPa, non siamo a livello del mare, però era comunque a bassa quota. E vediamo questa cosa curiosa del vento, queste raftiche che calano, poi fa la rafticona. È proprio un minimo di pressione, come se fosse con gli uragani. Quando passa un minimo di pressione, succede che il vento arriva tutto da una parte, molto forte, poi arriva questo momento che ipotizziamo sia come l'occhio, non è l'occhio, c'è un po' di vento, perché comunque è lungo, e poi arriva la parte dietro. E quindi si hanno queste raffiche fortissime. Una situazione come se fosse passato, non dico un tornado o un uragano, però quella tempesta lì aveva tutta l'area di essere una cosa veramente estrema. Le immagini, vabbè, io racconto due immagini, ma le abbiamo viste tutti, quello che è successo in Trentino. In Trentino questa componente di venti poi incanalata in alcune valli ha creato delle condizioni microclimatiche assurde, per cui si hanno delle zone, io ho visto anche quest'anno, anche primavera, ci sono delle zone in cui le piante sono su e delle zone in cui le piante sono tutte giù, ovviamente perché si è incanalato il vento in una determinata maniera. E lì, vabbè, quelli del Trentino, ci saranno gli appassionati del Trentino, conosceranno il microclima, perché è anche importante sapere che l'associazione culturale di una determinata provincia non avrà il pregio di essere un vero corpo di meteorologi professionisti, però gli appassionati della provincia conoscono il microclima locale, quindi magari possono essere anche per certe cose migliori di uno che fa le previsioni magari a Roma e non conosce il microclima di Brescia o di Colonia, che a una certa ora c'è sempre la brezza, e uno che è a Roma non può saperlo se non vive qua. Liguria le barche che sono ribaltate tutte. Primo esempio. Secondo esempio, l'esempio recente, settembre agosto 2019. Questa è una mappa tecnica che ci mostra la condizione barica dell'Europa. L'Italia è qua, se avete notato, non è che ci siano delle cose strane, vedete delle cose strane, dei puntini verdi, gialli, no. C'è una leggera flessione della pressione. La pressione a sole è bassissima, è alta, ma non è particolarmente alta perché è molto caldo, quindi c'è molta umidità. Quindi. Situazione termica. Anche qui non vedo niente, cioè, allora, qua c'è questa massa di caldo della nord africana che è tipica delle nostre ormai ondate di caldo. L'unica cosa che vediamo è questo ricciolino. Questo ricciolino indica che c'è una piccola variazione della pressione. Quindi c'è un coso, si potrebbero formare dei temporali. Guardiamo i dati termici di quella settimana lì, non è una settimana particolarmente calda, anzi si può dire che agosto è stata la settimana più fredda, perché la seconda e la terza sono state più calde. Arriviamo a prima del 7 agosto, 5 agosto è una giornata più calda, del normale 2 gradi e 1, poi abbiamo la giornata del temporale che è circa in media. In realtà incidere molto in quel periodo lì, per quell'evento lì, non è stata tanto la temperatura, che era alta ma non eccessivamente alta, ma era la grande quantità di umidità che era presente. Tanto era, noi
Beh, adesso qua c'è stato un evento, ma tutta l'estate è stata particolarmente lunga. Cosa si scatena? Si scatena questa supercella che parte dalla... Per chi non lo sapesse, la supercella è il fenomeno temporalesco più importante e violento che si può manifestare. Ed è determinato da alcuni fattori. Adesso non voglio andare nel tecnicismo, magari dopo se volete fare delle domande proverò a rispondere. Comunque. Abbiamo preso le immagini dal nostro amico cacciatore di tornado che appena ha capito che qualcosa si stava mettendo nel suo caso nel verso giusto, nel nostro caso nel verso non giusto, si è messo in marcia, sono partiti da Genova i cacciatori, sono venuti su, da Veneto sono venuti su, ho cominciato a fotografare. Poi ho messo le foto di Maurizio, che è il nostro, che fotografa questa supercella che avanza da ovest e che prende la bassa bresciana. Saranno solo foto, si vedono non tanto bene, mi dispiace perché in realtà sono bellissime queste foto. E si vede per esempio la Skoll e sotto tutta l'area delle precipitazioni. In realtà questa supercella era anche piuttosto veloce, quindi anche per quelli che hanno fatto le foto era dovevano piazzarsi, fare le foto per partire, perché sennò gli arrivavano addosso. Qua si vedono insieme un po'. Si vedono anche le macchie del verde, che sono i riflessi delle parti che indicano la presenza di grandine all'interno della cella. E poi qua, Maurizio qua invece non è nella bassa bresciana ma negli Stati Uniti. Questa è una fotografia che ha fatto negli Stati Uniti, una delle tante supercelle che ha fotografato, peraltro questa ha portato anche dei tornado di grande importanza che lui ha anche fotografato. Non l'ho messo nella relazione ma ho anche una foto. Cioè per voi, adesso non so se non si riesco a tornare indietro di segnato avanti adesso. Se guardiamo queste, o guardiamo... Voi trovate delle differenze? A me sembrano due supercelle impressionanti, una degli Stati Uniti, come qua, abbastanza comune, e quella là si è formata nel bresciano. Allora, il ragionamento di questi due eventi è semplicemente quello, che quando fa caldo, se fa caldo può succedere anche che con un evento marginale si scatini una peste del genere. E non è prevedibile, perché anche i modelli di previsione non è che sono precisi nel prevederti una supercella che farà quella traiettoria lì. Peraltro la supercella è anche una manifestazione temporalesca difficile da seguire perché non segue le correnti, perché se anche le correnti vanno in una direzione la supercella va in un'altra, perché è una cella temporalesca che si riesce ad autodimensionare oltre a ruotare. Potrebbe essere una cosa normale per qualche anno, noi non possiamo saperlo, nel senso che quello che abbiamo visto, sperimentato, che poi oltretutto una settimana dopo ce n'è stata un'altra, con un'eruzione un po' più importante, però anche a più, magari qualcuno si è anche chiesto, ma è normale che si formino queste cose qua? Che si formino più della godana? Capita. Che si formino perché c'è una leggera pressione della pressione non è proprio normale. Perché quelle cose qua eravamo abituati a vedere quando entrava una bella perturbazione atlantica. Lì la perturbazione atlantica non c'è, ma il temporale non si è fatto. E quindi a Brescia quando fa caldo, noi siamo in pendolo padano, ormai è considerata una zona a rischio tornado, e, insomma, molto. Non è poi così bello che faccia caldo. Certo, per uno che gli piace prendere il sole, dirà, vabbè, oggi fa caldo, me la godo, l'estate fa caldo, però il rischio c'è che possono succedere queste cose. Allora passiamo a livello, una cosa a livello globale, poi una cosa sempre centrata su Bresciano.
Questa è ferma fino a, vabbè, non è aggiornatissima, manca negli ultimi anni, che peraltro sono più alti. Ci siamo agitati in una leggera salita. L'andamento tecnico dell'ultimo secolo. Qui viene considerato la Terra e gli oceani assieme. Poi va bene, si tratta la Terra e gli oceani poco caldi, diciamo. Il trend al cambiamento climatico, comunque del famoso riscaldamento globale, parte grosso modo dal 90. Allora, andiamo a vedere un po', perché vabbè, questi enti che ci fanno le previsioni sul futuro ci fanno anche delle proiezioni. Le proiezioni per il futuro sono sempre un grosso punto di domanda, perché nessuno potrà sapere cosa potrà succedere fra 10 o 20 anni. Però loro avevano stimato queste diciamo, curve di risalita termica. Adesso ci fa fatica a vedere i gradi, comunque qua siamo a livello di 2-5 gradi, qua 4-9 gradi, 2-3 gradi. E poi c'è la curva quella più ottimistica, in cui c'è una leggera salita e poi un consolidamento. Le relazioni del 2007-2013, che vedevano nel 2200 addirittura un clima inospitale per la Terra, 2100, che è qui, c'è una curva che va dai 3-6 gradi, leggermente corretta al ribasso per l'ultima stima. È tantissimo. E quelle sono le proiezioni. Adesso io sono andato a vedere se trovavo delle proiezioni recenti. Le proiezioni recenti sono tutte centrate su contenere le emissioni di gas serra. Quindi se uno va al sito dell'IPCC e cerca dei grafici, trova cose come queste, ossia non c'è più il grafico che ci indica la temperatura dove andrà, ma il grafico che ci indica, in base a quello che noi potremmo fare, dove andrà la temperatura. Quando si sono fissate, adesso che dicono tutti che questo tetto del grado e mezzo, che deve tenere già tenere il grado e mezzo di salita termica, che è questo, è praticamente, sarebbe la curva secondo gli esperti, per cui se noi facciamo i bravi e cominciamo a cambiare il nostro modo di inquinare, di emettere gas serra, la temperatura dovrebbe consolidarsi a questi valori. Poi facciamo, ci sono le varie stime, cioè questa è la stima in cui ci non facciamo nulla, le politiche attuali abbiamo questi valori, con un valore ottimistico, insomma c'è questa qua di settembre 2019, quindi appena fatta, e ci indicano quello che secondo loro potrebbe essere il nostro futuro. Partiamo a Brescia o in Italia, ad esempio. In questo caso in Italia. Io avevo fatto una relazione qualche anno fa parlando di prevenzione meteorologica e avevo racchiuso, diciamo, eventi alluvionali significativi, per cui nel periodo 71-81 avevo trovato un evento significativo importante, 81-91 tre eventi alluvionali. Poi vediamo che dal 91-2000 cominciano a crescere, 2001-2010 11 eventi, 2011-2012 9 eventi. Per eventi alluvionali si intende eventi di una certa portata, proprio importanti, non il più basso del giorno. E poi avevo racchiuso un po', diciamo, dal 2013 al 2017 un po' di eventi estremi che prendono la Calabria, la Toscana, le Marche, la Sardegna, tornado in Modena, c'erano formati tre tornado, se non mi ricordo, alluvione a Milano, Genova. Perché vi faccio vedere questo elenco? Ve lo faccio vedere perché
clima ha cambiato il modo di distribuire le precipitazioni. Allora. Queste sono le precipitazioni di scarsa entità, quindi dalla piovigine fino alle piogge consistenti. E quella è la percentuale. Come si può vedere, in Italia, per l'Italia si racchiude la provincia di Brescia, perché poi alla fine non è che noi ci distinguiamo in meglio e in peggio. Praticamente la sostanza di questo grafico ti dice che piove di meno come quantità di giorni di precipitazione, ma quando piove c'è il piove tantissimo. E questo è sempre caduto dal campo. C'è una cosa diversa che ce lo posso indicare. Il fatto che, però adesso qua ci sono anche dei giovani, però ci sono anche quelli che, magari come me, che hanno vissuto gli anni 70 e gli anni 80, che si ricordano che il clima era completamente diverso di adesso. Noi prima abbiamo visto un record di fine ottobre di 28-29 gradi. Io mi ricordo quando andavo, mi ricordo sempre con i ragazzi quando andavo al 31 dicembre o primo, no scusate, al 31 ottobre, il primo novembre, che andavo a fare la messa al cimitero, dovevo andare col piumino, col paltò, e c'era la nebbia, avevo freddo i piedi, e dopo si andava a bere, andavamo nel bar, chi invece aveva la cioccolata, adesso fanno le castagnate, e siamo ancora in maniche di camicia. Perché cioè non è che capita una volta ogni 6 anni, capita 6 volte ogni 6 anni. Quindi la conclusione di tutto è che spero di essermi spinto troppo, purtroppo stiamo vivendo questo cambiamento climatico, che è fatto anche di piccoli fenomeni estremi che non sono purtroppo prevedibili. E poi il dramma è questo, perché non è che noi possiamo prevedere che domani ci sarà un temporale che colpirà Polonia e Polonia finirà a rovinare, perché magari Polonia non cade la goccia, ma la zona viene giù 100 mm. Queste cose non riusciamo purtroppo a prevederle, non abbiamo un sistema di prevenzione valido, anche se si sta facendo dei passi avanti, però il cambiamento climatico purtroppo è un evento che ci dovremo. Quello che è successo a fine ottobre dell'anno scorso però era previsto il giorno prima. Questo era previsto anche. Perché quello non era un temporale, sì. Era una cosa. Questa era una cosa prevista anche 3 o 4 giorni prima. Era già 3 o 4 giorni che noi avevamo visto che sì. Le carte erano molto. Il problema è che non credevamo a una cosa di tale portata. Sembrava incredibile quello che si vedeva nelle carte. Perché io vedevo questi 150 km all'ora di vento in quota e mi dicevo, è possibile che possa venire. Sarà un bagno dei modelli, se basta. Stanno gonfiando, la realtà è stata quella forse anche peggiore, e poi alla fine ha fatto di più. Sì. Io mi ricordo che avevo segnalato degli amici che dai, domani sarà la giornata della tragedia, e la mattina c'era già il vento, mi fa, ho visto che è cambiato il tempo, mi dico, guarda che deve ancora arrivare tutto, preparati che nel pomeriggio ci sarà la incrociata delle dita. E poi va bene, ma poi alla fine non è che sia successo neanche qualche pianta caduta, qualche tente scoperchiato, meno sì, come colonia. Ho dovuto fare il giro dell'oca per andare a casa perché c'è un sottopasso più allargato. Una marea di alberi. Qua sì. Non so quali, Monte Orfano, parecchi dietro. Allora, riassumendo, sta facendo caldo, che clima ci sarà, non lo so, ma i segnali sono questi. Il temporale come quello del 7, che è un temporale a detta dei cacciatori di tornado, uno dei migliori che si sono mai visti in Italia, se non il migliore, si è manifestato con condizioni alquanto dubbie. Quindi, ma poi ha fatto il visto dopo la settimana, quello per me è ancora più clamoroso. Quello però era servito dare un po' di questo. Sì, sì. Io direi che lascio la palla a qualcosa di più tranquillizzante. Io forse ho terrorizzato. Però bravo Simone.